Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Un ragazzo di 21 anni di Crespellano è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente ieri sera in località Muffa. Era con un'amica in sella ad una moto che per cause da accertare è finita a terra dopo aver urtato una macchina. Nulla da fare per il giovane motociclista, feriti la 18enne che era con lui e il conducente dell'auto. Una babysitter 50enne e la bimba di 2 anni che accudiva sono in gravi condizioni dopo che la donna, mentre era insieme alla piccola sul bordo di una piscina in una villa sui colli di Bologna, ha avuto un malore ed entrambe sono finite in acqua rischiando di annegare. A dare l'allarme al 118 sono stati altri domestici. Sia la donna che la bambina sono ricoverati in rianimazione. In costante aumento la diffusione dell'epidemia da coronavirus anche fra gli operatori sanitari degli ospedali bolognesi, tanto che a Sant'Orsola sono state già ridotte alcune attività con inevitabili conseguenze nel recupero delle liste di attesa. Sono 130 i sanitari in isolamento al Policlinico e 204 in tutta l'azienda USL. Iniziano domani per concludersi il 28 agosto i lavori di manutenzione del sottopasso ferroviario di Via Zanardi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico perché la circolazione veicolare sarà sospesa, predisposto un itinerario alternativo. Per combattere il degrado generato dall'abbandono scorretto di rifiuti, il Comune di Bologna ed Erano ha messo in piedi un nuovo progetto che partirà a breve, si chiamerà lo spazzino di quartiere e sarà operativo nei 6 quartieri della città. In strada 55 operatori in più per pulire, monitorare e rimuovere i rifiuti, ma la tari per le tasche dei bolognesi non aumenterà. Buonasera e ben ritrovati. In primo piano la cronaca, drammatico incidente ieri sera a Crespellano nel territorio di Valsamoggia. Un urto fra una moto di grossa cilindrata e una macchina è costato la vita ad un ragazzo di 21 anni. Feriti anche l'amica che era con lui in sella alla Honda 500 e l'uomo che guidava l'auto. Su quest'ultima viaggiavano anche una donna incinta al 6° mese, una bimba di 3 anni con problemi di salute, medicate sul posto dai sanitari del 118. Un ragazzo di 21 anni, Giovanni Gandolfi, di Crespellano, è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto verso le 21 di ieri in località Muffa, nel territorio di Valsamoggia. La vittima era con un'amica in sella a una moto Honda 500 che per cause da accertare, percorrendo la provinciale Valle del Samoggia, in quel tratto si chiama Via Cassola, in una curva avrebbe urtato un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Non uno scontro frontale, ma un semplice urto, appunto, forse del bauletto posteriore della moto con la fiancata della macchina, un Fiat Doblò. Il contatto ha fatto perdere l'equilibrio al motociclista che ha rovinato a terra. Giovanni Gandolfi, che abitava a Crespellano con la famiglia, è stato soccorso ma purtroppo ha cessato di vivere poco dopo l'arrivo delle ambulanze e dell'elicottero del 118. Nell'incidente è rimasta ferita anche la ragazza che era il passeggero della moto, una 18enne modenese di Savignano sul Panaro. Anche lei, sbalzata a terra, è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Lievi contusioni, oltre allo shock, per l'uomo di 64 anni, anche lui della zona, che guidava il Fiat Doblò. La dinamica precisa dell'incidente è all'esame dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti per i rilievi di legge. Una babysitter 50enne di origine filippina e la bimba di 2 anni che accudiva sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale dopo che la donna, mentre era insieme alla piccola sul bordo di una piscina privata, ha avuto un malore. Entrambe sono finite in acqua rischiando di annegare. E questa è la prima ricostruzione di ciò che è successo in tarda mattinata nel giardino di una villa nella prima zona collinare di Bologna. Sono stati altri domestici che erano in casa a dare l'allarme al 118 appena hanno trovato la donna e la bimba dentro la piscina prive di sensi. Non è chiaro se la babysitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola finire in acqua e avere cercato di salvarla o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina. I sanitari le hanno rianimate sul posto. La bambina è stata portata al pronto soccorso pediatrico del Sant'Orsola e ricoverata a rianimazione con prognosi riservata. Anche la babysitter è in rianimazione con prognosi riservata e in pericolo di vita all'ospedale maggiore. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Ancora cronaca, i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno liberato una bambina che era rimasta chiusa nell'auto della madre, ferma sotto il sole. È successo verso mezzogiorno quando la donna ha telefonato al 112 chiedendo aiuto.
Scendendo dal veicolo parcheggiato davanti a un supermercato, aveva lasciato accidentalmente le chiavi a bordo ed era preoccupata per l'incolumità della figlia di 3 anni, rimasta chiusa dentro. L'abitacolo infatti si stava surriscaldando a causa del caldo. I militari si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati sono stati costretti ad infrangere il finestrino per tirare fuori in fretta la bambina, che non era più a suo agio a causa della temperatura elevata. Una volta fuori e riaffidata alla mamma, la piccola si è ripresa e la donna ha ringraziato i carabinieri. Imbrattata con scritte Novax, la sede della UIL di Bologna, il sindacato sporgerà immediatamente denuncia. Solidarietà del sindaco Lepore. Raid Novax contro la UIL di Bologna. Nella notte è stata imbrattata la sede di Via Serena. L'attacco segue i due che si erano verificati su Facebook sotto due post. Il primo dove la UIL sosteneva l'importanza delle vaccinazioni, il secondo con le immagini della sede UIL di Modena imbrattata appunto da scritte Novax. Con una bomboletta spray rossa, questi facinorosi, li definisce il sindacato, hanno tracciato il loro simbolo, la W cerchiata, sulla porta della UIL Servizi, mentre lungo i muri e nel muretto di fronte compaiono diverse scritte offensive, sindacato e governo accusati di essere nazisti. La UIL di Bologna e dell'Emilia Romagna sporgerà ora denuncia contro questi delinquenti che, oltre ad essere anche ignoranti, non si possono definire in altro modo, dice il segretario Giuliano Zignani. Noi continueremo senza paure a sostenere l'importanza delle vaccinazioni, che sono un atto di civiltà oltre che di tutela sanitaria, e soprattutto continueremo a difendere i lavoratori e pensionati che senza sindacato vedrebbero lesi i loro diritti che questi delinquenti oltretutto stanno calpestando, conclude Zignani. Tra i primissimi a esprimere solidarietà il segretario della CISL di Bologna Enrico Bassani e il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Siamo di fronte ad una serie di atti non solo vili ma anche sistematici nel colpire presidi istituzionali e democratici con accuse deliranti e accostamenti inaccettabili al nazismo, ha dichiarato Lepore. Non arretreremo sui doveri che abbiamo con le rispettive competenze nei confronti dei cittadini per la tutela della salute di tutti. Non lasceremo nessuno solo di fronte a questi atti intimidatori. Presidio questa mattina della CISL davanti all'ospedale Maggiore per chiedere lo sblocco delle assunzioni. Molti operatori sono costretti a doppi turni e a rinunciare ai riposi per garantire i servizi necessari, dicono i manifestanti. Sentiamo. Perché siete qui oggi? Siamo qui per manifestare per un problema che non è un problema di oggi. Noi ribadiamo che senza le giuste assunzioni non si possono garantire i servizi sanitari pubblici giusti per i cittadini. Non si recuperano le liste d'attesa, si diminuiscono i servizi, che è un fattore che abbiamo visto già in queste settimane proprio l'azienda US di Bologna, per questo siamo qui oggi. Quindi diciamo che con operatori che fanno doppi turni, salto riposo, di continuo, non si garantisce un giusto servizio al cittadino. Siamo stanchi, saltiamo riposi, gente personale viene preso da vari reparti per sopperire le aree mediche, si saltano i riposi come già precedente detto. Lo Stato ha emesso un decreto nella quale comunque intimava le varie ASL ad assumere, sono state fatte delle promesse non ancora mantenute, perché la sola foto con la firma e il sorriso non ci basta. Vogliamo personale assunto, vogliamo le assunzioni e dobbiamo dire basta, abbiamo famiglie, abbiamo figli e una vita sociale anche all'esterno. Servono assunzioni per coprire le malattie, servono assunzioni per coprire i turnover, servono assunzioni per coprire tutte le assenze che ci sono quotidianamente in ogni posto di lavoro e che quindi ci sono anche negli ospedali. Ci serve il supporto della cittadinanza perché le istituzioni si muovano per darci queste assunzioni. Noi come CISL confederale appoggiamo totalmente la rivendicazione della nostra categoria della funzione pubblica che ha promosso questo presidio importante. Chiedere personale è un elemento fondamentale per tutti i cittadini, perché sennò le liste d'attesa non si fanno con le macchine aiutano. Le macchine servono, ma non sono risolutive, le fanno le persone. Senza infermieri, senza medici, senza terapisti, senza tutta la filiera delle figure professionali che lavorano nella più grande azienda sanitaria cittadina, ricordo, perché l'azienda ASL Città di Bologna è la più grande azienda cittadina, quindi ha una responsabilità in capo di risposta a tutti noi molto importante, non si va avanti da nessuna parte. E quindi è giunto il momento che questa azienda dia risposta a tutti quanti.
I carabinieri hanno identificato gli autori di un incendio appiccato nei giorni scorsi ad alcune balle di fieno nel campo di un'azienda agricola nelle campagne fra Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto. Sono due 27enni, uno di Sant'Agata e l'altro di Persiceto. Sono stati identificati grazie a testimoni analizzando le immagini di alcune telecamere private. I due sono sospettati anche di altri roghi dello stesso tipo avvenuti negli ultimi mesi nella Bassa. A quanto pare lo avrebbero fatto per divertimento e hanno già precedenti per fatti analoghi. Qualche anno fa entrambi erano stati denunciati per avere dato fuoco ad alcuni carri allegorici nel capannone di un'associazione carnevalesca a San Matteo della Decima. Ancora cronaca, pretendeva di salire su un autobus portando con sé la propria bici. Quando l'autista gli ha spiegato che non era possibile, lo ha minacciato, prima con un flauto in legno, poi anche con un cutter. È successo la scorsa notte in via Rizzoli, nel centro di Bologna. Il gesto è costato una denuncia a un 52enne bolognese, identificato dai carabinieri che sono intervenuti su richiesta dello stesso conducente del bus della linea Tiper 62, costretto a interrompere la corsa. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto illegale del cutter. La nuova impennata di contagi da Covid rischia di mettere in difficoltà l'attività degli ospedali bolognesi, soprattutto per la mancanza di personale a casa in isolamento. Nei prossimi giorni potrebbero subire rallentamenti i servizi. Intanto torna di attualità l'utilizzo delle mascherine, ma sentiamo i vertici della sanità bolognese. È preoccupato per il rialzo dei contagi? No, sono stupito dal fatto che ogni anno succeda qualcosa di nuovo, ecco, un'incidenza così alta durante l'estate. L'anno scorso avevamo qualche decina di casi in queste giornate, adesso abbiamo più di 1000, però per fortuna abbiamo un'incidenza sugli ospedali bassissima rispetto al numero dei contagi, quindi non sono preoccupato per la pressione. Dispiace per il fatto che ancora parliamo di Covid e non l'abbiamo messo definitivamente alle spalle. Ecco, questo sì. Le mascherine sono state abbandonate troppo precocemente, è una discussione di queste ore. Ma non lo so, non sta a me dire se sono state abbandonate troppo velocemente. Noi diciamo, usiamo sempre il buon senso e questo ci guida al di là di ogni tipo di provvedimento. Le mascherine servono, soprattutto negli ambienti chiusi. Io credo che non occorra nemmeno un decreto perché i cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, quelli più esposti, comprendano che è un modo per proteggersi. Per quello che riguarda poi, ripeto, la situazione ospedaliera, il dato che, diciamo, che registriamo oggi è sempre una percentuale molto bassa di ospedalizzati e soprattutto la gran parte di questi è ospedalizzato con il Covid e non a causa del Covid. Però comunque, per quanto sia una percentuale bassa su numeri importanti può diventare impegnativa, ecco, se dovesse perdurare ancora qualche settimana, in particolare associata al fatto che per Covid abbiamo centinaia di personale sanitario che ovviamente è in isolamento a casa. L'aspetto invece più drammatico di questa fase è l'assenza del personale. Perché a differenza di quello che avevamo conosciuto, diciamo, fino alla fine di maggio, dove avevamo una trentina media di operatori fuori, oggi siamo più che triplicati in 10 giorni, siamo a 130 operatori fuori, sintomatologia per fortuna simile influenzale, niente di drammatico, però fino a quando il tampone non è negativo e comunque vista la diffusività di questa variante, i numeri ci stanno mettendo fortemente in difficoltà. Sono a rischio le ferie? No, le ferie no, però stiamo ripensando al piano di chiusure e dovremo contrarre in relazione alle assenze un po' di attività programmata che contavamo di portare avanti fino alla seconda fase delle ferie che di solito inizia con il 20 luglio. Ecco. È morta a 96 anni la partigiana bolognese Leonora Sambre, nome di battaglia Mimine, da notizia. Il comune di Castelmaggiore, dove abitava, nata il 3 maggio 1926 a Bentivoglio, in provincia di Bologna, Eleonora Sambri iniziò il lavoro di mondina il 1 giugno 1944. Nei mesi e negli anni successivi, educata dalle donne più anziane,
aderì ad azioni di protesta e rivendicative, partecipò attivamente alle agitazioni e agli scioperi delle mondine bentivogliesi che si svolsero nel maggio e nel giugno del 1944. Militò nel battaglione Cirillo della 4ª Brigata Venturoli Garibaldi e operò a Bentivoglio con funzione di staffetta e fu riconosciuta partigiana dal 15 aprile 1944 alla liberazione. Dal dopoguerra si impegnò politicamente nel PC. La sua storia di lavoro e di passione politica è stata raccontata da Maurizio Garuti nel libro Due soldi di cioccolata, vita, amore e passione partigiana di una donna d'Emilia. La camera ardente verrà allestita sabato 2 luglio in ospedale di Bentivoglio dalle 10.30 alle 11.15. Cominciano domani, per concludersi il 28 agosto, i lavori di manutenzione del sottopassaggio ferroviario di via Zanardi. Ci saranno inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Da domani a domenica 28 agosto sarà sospeso il traffico veicolare in via Zanardi, tra via dei Carracci e via Bovi Campeggi, per i lavori di manutenzione del sottopassaggio ferroviario conosciuto dai bolognesi come il Ponte delle Lame. L'intervento straordinario sarà eseguito da Rete Ferroviaria Italiana. Il traffico veicolare verrà sospeso ed è stata predisposta una viabilità alternativa. Pedoni e biciclette potranno invece continuare a transitare, ad eccezione delle prime tre notti di lavoro. Verrà effettuato un restauro del sottopasso, progettato in accordo con il Comune di Bologna e la Soprintendenza, con il ripristino dell'intero rivestimento in calcestruzzo decorato e rinforzo strutturale dei parapetti alti. Si tratta dell'ultima fase di un intervento di manutenzione avviato nel 2018, con l'impermeabilizzazione del ponte su cui corrono ben 9 binari, tra cui quelli riservati al traffico da e per Porretta, Verona, Milano e Venezia. Per limitare le ripercussioni, prima sul traffico ferroviario e ora su quello stradale, l'intervento è stato suddiviso in 5 fasi, 4 dedicate ai binari di ogni singola linea ferroviaria e uno concordato con l'amministrazione comunale, con impatto sulla viabilità stradale, tutti di durata limitata e concentrata nel periodo estivo. La Lega chiede che si faccia chiarezza sul futuro del CRB, il centro sportivo di via Marzabotto, chiuso da anni. Si parla di ipotetiche società interessate ad acquisire il centro, ma non si è saputo più nulla. Chiediamo che l'amministrazione ci faccia sapere, che venga convocata una commissione proprio qui al CRB, dicono Francesca Scarano e Matteo Di Benedetto. Sentiamo. Ecco, voi della Lega chiedete che si sblocchi la situazione qui al CRB. Sì, noi appena ci siamo insediati lo scorso novembre abbiamo subito riportato l'attenzione su una splendida struttura che ormai è chiusa da 3 anni con interventi in sosseduta, ordini del giorno, chiedendo una commissione consigliare, anche perché quelle poche notizie che si apprendono si leggono dai giornali su ipotetiche società che sarebbero interessate ad acquisire questo spazio che nel frattempo è vuoto e quindi è sottratto alla cittadinanza. Uno spazio bellissimo che conosciamo con tante realtà sportive. E a gennaio c'è stata questa udienza conoscitiva e dopo c'è stato un terribile silenzio, quindi chiediamo all'amministrazione, visto che appunto il presidente della commissione stessa aveva promesso in un evento che si è tenuto voluto dai comitati sul CRB che ci sarebbe stato un aggiornamento, chiediamo questo aggiornamento, chiediamo di capire quale sarà il futuro di un centro sportivo chiuso ormai da 3 anni. Ecco, chiedete un'udienza conoscitiva. Sì, noi chiediamo che, come promesso, l'udienza conoscitiva abbia luogo, però chiediamo anche che l'udienza conoscitiva abbia luogo qui. Chiediamo che sia fatta in loco, che la stampa locale, TV e giornali siano presenti e chiediamo quindi che non solo i cittadini della zona, che già conoscono la struttura e quello che gli ha dato, io stesso sono cresciuto anche da piccolo qui, ho fatto qui sport, quindi so qual è la bellezza e quali sono le potenzialità di questo centro sportivo, ma chiediamo che quindi tutta Bologna possa vederlo, perché evidentemente poi si rendano conto delle possibilità e chiedano anche loro al Comune di sbloccare la situazione. E quindi crediamo davvero che l'amministrazione debba ascoltarci e debba venire qui in presenza in modo che tutti possano vederlo, non potrebbe fare altrimenti. Per combattere il degrado generato dall'abbandono scorretto di rifiuti, il Comune di Bologna ed Era hanno messo in piedi un nuovo progetto che partirà a breve, si chiamerà lo spazzino di quartiere, sarà operativo nei 6 quartieri della città. Sentiamo di cosa si tratta.
Niente paura se il livello di degrado, di sporcizie e di abbandono rifiuti supera il livello di guardia. Da oggi ci sono gli spazzini di quartiere pronti ad entrare in azione. Un piccolo esercito di 55 operatori disseminati nei 6 quartieri di Bologna, organizzati in squadre in grado di intervenire sulle emergenze, ovvero pulire le aree critiche, monitorare le esigenze dei cittadini, raccogliere rifiuti abbandonati e segnalare quelli ingombranti, mal conferiti. Saranno questi i compiti principali che gli spazzini di quartiere dovranno svolgere, integrando i servizi di pulizia già presenti ed interagendo anche con un tutor assegnato ad ogni quartiere, che diventerà un punto di riferimento per segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini. Un impegno in più sul territorio, nato da un'idea del sindaco Matteo Lepore, garantito dal gruppo ERA, con l'obiettivo di rendere la nostra città più pulita ed accogliente. La buona notizia è che, nonostante un maggiore impiego di forze, la Tari non aumenterà per le tasche dei bolognesi. Si creerà una squadra per ogni quartiere, composta da un referente, da un tutor e da alcuni operatori ambientali che gireranno il territorio in modo capillare per pulire le isole ecologiche, quindi fare anche le segnalazioni sugli ingombranti abbandonati oppure pulire dai rifiuti che sono abbandonati di fianco ai cassonetti. Non soltanto il presidio delle isole ecologiche, ma anche tutta la parte di informazione, sensibilizzazione della cittadinanza. Si parte dalla prossima settimana con i quartieri San Donato San Vitale e Santo Stefano Fuori Porta. Poi a seguire, nei prossimi mesi, partiranno anche gli altri quartieri. La Tari rimane invariata. Abbiamo deciso insieme all'amministrazione di avere queste persone che faranno da riferimento verso la cittadinanza e faranno anche quelle piccole attività che però sono spesso indice di trascuratezza e quindi di scarsa pulizia, come per esempio il piccolo abbandono di fianco al cassonetto. In più ci sarà anche una persona, proprio un tutor per ogni quartiere, che servirà per fare dei punti informativi nei mercatini rionali piuttosto che dei punti informativi nei quartieri, e eventualmente verrà anche abilitato ad accertare i reati, quindi a fare anche multe nel caso di bisogno. Speriamo il meno possibile. Da oggi a Bologna e in tutta Italia è in vigore l'obbligo per tutti i commercianti di consentire sempre anche il pagamento tramite POS per qualunque cifra e per qualunque articolo. Di questo e di tanto altro parla nei nostri studi il direttore generale di Ascom Confcommercio Bologna, Giancarlo Tonelli, ospite di Dedalus, in onda stasera alle 21. Intanto sentiamolo a proposito dei POS. Anche in Italia, quindi non solo a Bologna, certo, anche in Italia diventa obbligatorio dare la facoltà al consumatore di scegliere la modalità sempre di pagamento. Anche per pagare un caffè. Anche per pagare un caffè. E questo come è stato preso dai commercianti bolognesi? Beh, nel tempo, negli anni, diciamo che la cosa è stata già stabilita addirittura 10 anni fa, per cui oggettivamente c'è stato tutto il tempo per i commercianti di adeguarsi e di creare all'interno delle proprie attività le condizioni per il pagamento utilizzando anche volendo il POS. Quindi moltissimi sono già pronti, e devo dire noi oggi non abbiamo registrato nessun tipo di problema segnalato dai nostri associati. Un problema lo segnaliamo noi però, che non è legato tanto al fatto che il POS diventi obbligatorio averlo all'interno delle attività, quanto che in contemporanea è da 10 anni che noi chiediamo come associazione di categoria, quindi la Confcommercio a livello nazionale e noi come Ascom a livello locale, che vengano drasticamente ridotti i costi delle commissioni per l'utilizzo del POS, cosa che invece il governo e nemmeno gli istituti di credito hanno accettato, pur avendo 10 anni di tempo. Quindi da un lato si è fatto un'operazione per, che noi devo dire non abbiamo mai vissuto come un tabù, quello di mettere nelle condizioni i consumatori di poter utilizzare, oltre che ai contanti, anche carte di credito e bancomat. Ma dall'altra parte però nessuno si è posto il problema di ridurre quelli che sono costi invece ancora troppo alti, troppo significativi per l'utilizzo di questi strumenti. Il basket, c'è un comunicato della Fortitudo Pallacanestro Bologna che comunica che è stato raggiunto l'accordo di transazione fiscale e previdenziale con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS
predisposto dal team di consulenti di Sherman Advisory nelle persone del dottor Benvenuto Marin e dell'avvocato Andrea Minozzi, attestato dal dottor Antonio Gaiani. Nei prossimi giorni verrà depositato presso il Tribunale di Bologna l'accordo di ristrutturazione del debito unitamente alle transazioni fiscali e previdenziali già raggiunte per la richiesta di omologa dello stesso. Fortitudo precisa altresì che in data odierna è stata presentata la documentazione richiesta per l'iscrizione al campionato di pallacanestro Serie A2. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.